L'incubo racket ricomincia a turbare la città di Potenza dopo gli atti incendiari dei mesi scorsi e i danni di alcuni esercizi commerciali. Negli ultimi giorni si sono verificati alcuni preoccupanti atti intimidatori nei confronti di imprenditori operanti nel settore dell'edilizia. Prima a Pignola, dove ad un'azienda sono state recapitate delle buste con dei proiettili all'interno, e poi nel rione Macchia Romana del capoluogo, dove un imprenditore ha trovato sul pianerottolo d'ingresso degli uffici della propria azienda una composizione floreale di tipo funebre. Il ritrovamento è avvenuto lunedì mattina e non si esclude che la corona sia stata recapitata il giorno precedente. Immediata la denuncia in questura da parte dei titolari della ditta, che agli inquirenti hanno detto di non aver mai ricevuto minacce. Ora spetterà alle forze dell'ordine ricostruire i contorni delle due vicende, che al momento non presentano alcun punto di collegamento. Il primo punto da chiarire è se possa trattarsi davvero di episodi riconducibili a richieste di tipo estorsivo. L'episodio di Potenza, infatti, potrebbe anche essere riconducibile a motivi personali. Sugli ultimi preoccupanti episodi interviene Don Marcello Cozzi, della Segreteria Nazionale di Libere, presidente della Fondazione Antiusura Interesse Uomo. Si fanno forti del silenzio e della paura. L'unica via d'uscita, scrive in una nota, è la denuncia.